popolo di Radio Punto Nuovo, ben ritrovati a tutti, le 13 trascorse da 90 secondi e c'è un Alessandro Montano sempre più sorridente, sempre più felice. Paroloni, Marco Giordano, buongiorno a te, alle amiche e amici di Radio Punto Nuovo. Gennaio, tu avevi mai vissuto una sosta per le nazionali a gennaio? Credo sia la prima volta. Voglio veramente. Allora. È un incubo, ci siamo trovati catapultati nel pieno di lotta Champions, mercato, eccetera. Di colpo finisce tutto. È la famosa distinzione del farsi notare e di farlo concretamente. Le vene te le tagli in maniera orizzontale o verticale, perché non sai che fare. Cioè, veramente, una noia mortale. Una noia mortale. Anche perché, cioè, poi stai a fare lo spettatore delle trattative degli altri. L'Inter prende Gosens, che è, signori miei, Gosens. Colpaccio. È un esterno pazzesco. Ma di che Perisic parliamo? Perisic, Gosens come coppia di sinistra. Cioè, Darmian Dumfries sulla destra. Ma di che parliamo? L'Inter ha fatto uno squadrone. E adesso prende Caicedo giusto per arricchire. Così, butta dentro Caicedo. Ma no! La Juventus prende Vlahovic. La Roma ha fatto due colpi importanti. Però la Juve ha bisogno di cedere. Betancur, Ramsey, Rabiot, uno di questi ha bisogno di andare via. Adesso? Secondo Ramsey me Ramsey è praticamente fuori rosa. Praticamente. Ho capito, ma Ramsey non fanno cassa. Ramsey anzi devono compartecipare allo stipendio. Ramsey devono compartecipare perché allo stipendio. Che genialmente prende 7 milioni di euro. Hai capito? Cioè Ramsey devono compartecipare allo stipendio. Vabbè, io direi di procedere anche con i primi collegamenti di questa giornata. Il Milan blinda Theo Hernandez, prende Marco Lazetic che è un attaccante classe 2003 del quale sentiremo parlare. Sta cercando ancora il difensore centrale, questo è vero. Ragazzi, ma Inter e Juve stanno facendo delle cose che sono importanti. Attenzione, cioè, mi dispiace che il Napoli sia completamente fermo, per intenderci. Al di là, diciamo, di qualche necessità di vendere giornali e così via, che io la capisco. Facciamo tutti questo mestiere, la capisco. La Fiorentina ha preso Cabral del Basilea, uno che sta facendo un sacco di gol per sostituire Vlahovic. Un bel giocatore questo del Basilea, Arturo Cabral, 23 anni, anche anagraficamente siamo a posto. Brasiliano, di Campina Grande, prima punta, 186 centimetri, molto strutturato, ecco. È uno forte, parliamoci chiaro, uno forte. Dice, vabbè, ma è in Svizzera. È in Svizzera, però sta di fatto. Che ha segnato anche in Europa, in Conference League, ha fatto 5 gol in 6 partite. Tutti si muovono, avrebbe cantato Fabri Fibra, tranne te, rivolto al Napoli. Chiariello, buon pomeriggio, dove sei? Ma chi ti urli? Allora. Ma sono cose da matti. Cose da matti, cose, robe da matti, robe da matti. Cose da Giordano. Bravo. Ormai potremmo, come dire. Buongiorno a tutti. Buongiorno maestro. Buongiorno a te. Bene. Allora, mercato che entra nel vivo. Tra stasera e domani mattina la gente di Vlahovic è a Torino. C'aveva il Covid, ha dovuto ritardare un attimo. Ma tu parli degli altri, noi mercato non conosco mercato. Che cos'è il mercato? Non lo sappiamo noi che no. Cos'è il mercato. Io c'ho Bruttapasta, c'ho Marco Bruttapasta che è depresso. Sta prendendo gli psicofarmaci, sta prendendo gli psicofarmaci. Tremendo. C'è anche l'editto di De Luca contro il terzino. No, ma sono cose brutte. Veramente. Ci siamo presi un Brodino Tuanzebe. Oh, però hai imparato a pronunciarlo, te lo sono ricordato subito. No, ma me lo scordo fra 2 minuti, perché vabbè. Me lo sono ripassato mentalmente. Prima di entrare in diretta. Quando uno ci mette un post-it con la soppunta proprio. Bravo. Cioè, adesso te lo sei dimenticato. No, ma perché ho domandato a Sonica se vuol tu, dice non lo fa entrare. Ho capito. Non so chi è. Ma perché? Ma che dici? Ma
non è bene. Si allena. Tuan Sebe, come no? Tuan Sebe, che vuoi da Tuan Sebe? Ah, e dai. Quindi abbiamo Tuan Sebe. Abbiamo Tuan Sebe. Quello che a Napoli chiamano frate, cugini e regini. No, stai calmo, no? A parte che lo stai chiamando tu così, non mi risulta che siano arrivati questi nomignoli. Stai calmo, stai calmo. Allora, alla luce, rispondi un attimo. Allora, alla luce del colpo Gosens all'Inter, alla luce del colpo Vlahovic per la Juventus, il Napoli deve dire addio alla corsa scudetto e deve tremare in ottica Champions? Sta cambiando la gerarchia, sta cambiando... Il Napoli rimane la squadra più forte di tutte al completo, non ha bisogno di niente. Quindi tu sei d'accordo con questa politica? Io sì, assolutamente sì, non c'è proprio dubbio. Cioè, tu fossi De Laurentiis non avresti preso. Se tu fossi De Laurentiis non avresti preso niente a gennaio. Forse non avrei preso tante bene, avrei preso un poco meglio, però stiamo parlando dell'impressione di una partita, sia chiaro. Però bastava quello, appunto. Ripeto, c'era solo un dubbio: Gulam esiste in natura o non esiste? Ecco. Nel momento in cui ti ha fatto 3 partite consecutive mostrando di essere sano, l'hai fatto pure entrare nell'ultima. Ci sta, nel momento in cui Gulam esiste non hai più bisogno di niente fino a giugno. Allora, quindi per me la gerarchia non cambia, il problema è per l'Atalanta. L'Atalanta si indebolisce, io penso che perderà anche Muriel, ha preso Boga, ha perso Gosens, perderà Muriel probabilmente, no, o forse no, perché ora Morata va al Barcellona e quindi Muriel non lo piglia più nessuno, vabbè, rimane così. Il problema è di Milan e Atalanta. Noi lottiamo per lo scudetto con l'Inter fino a Venezia. Poi se superiamo Venezia fino a San Paolo con l'Inter, alla Maradona con l'Inter. Poi se va male lì ci giochiamo il secondo posto, perché io ho sempre detto che per me l'Inter vince facile lo scudetto e il Napoli fa secondo. Rimango sempre di questa impressione. La Juve con Vlahovic ha buone chance di fregare un posto a Milan o Atalanta per la Champions. Allora, adesso apriamo una pagina che ci accompagnerà per la prossima mezz'ora abbondante. Secondo Lorenzo Vendemiale, collega e amico del Fatto Quotidiano, non esattamente, diciamo, un irrispettoso evasore delle regole, anzi uno che si documenta, quando scrive, nel pezzo scritto per oggi, si pone una domanda e dice: la questione però è cosa significa l'operazione Vlahovic dal punto di vista politico e finanziario. Tutti oggi si domandano, ma come fa la Juventus, che ha un mare di debiti e di problemi, che ha chiuso l'ultimo bilancio con una perdita di oltre 200 milioni? 200 milioni, infatti l'ha messo in grassetto Vendemiale questa parte qui, a potersi permettere Dusan Vlahovic? La risposta è semplice, grazie agli Agnelli. Si è sempre detto che tempi duri avrebbero atteso i bianconeri, che i conti non stavano in piedi, che bisogna tagliare gli ingaggi, vedi Dybala, eccetera, eccetera, e c'era bisogno di un vero e proprio ridimensionamento. Ed era vero, ma con una postilla, a meno che gli Agnelli, e quindi gli Elkan, non decidessero di riaprire il portafoglio al netto dei paletti del fair play finanziario. Gigi Moncalvo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici, buongiorno. Ben ritrovato, caro Gigi. Io vi avviso che dissento completamente da quello che ho sentito e da tutto quello che direte preventivamente. Ma come? Ma ancora dobbiamo dire un'acca? Censura preventiva. Dobbiamo ancora dire un'acca, ma sembri che ne so, la RAI, sembri il TG1. L'associazione pecorai italiani, Agnelli e Taffini. Sembri Nedved. Niste capelli, niente. Bravo. Bravo. No, niente, no, purtroppo no. Vabbè, comunque, detto questo. Dimenticato prima quando parlavi dell'Atalanta, fede intelligente e opportuna. Vabbè, detto questo, Gigi, dimmi tutto. Prima di tutto, quando parlavate dell'Atalanta, avete dimenticato una cosa fondamentale, che la perdita più grossa dell'Atalanta è Ilicic. Questo male oscuro di Ilicic. Già ormai era ai margini, non giocava quasi mai.
Vabbè, però è una risorsa formidabile, perché è un grande giocatore. Vabbè. Comunque, torniamo alla Juventus. Allora, prima correzione, il deficit, le perdite dell'ultimo bilancio sono 209, non 200, 209. 209, di euro. 209. 209. Io avevo 210, vabbè, arrotondato. Arrotondato, vabbè, avevi arrotondato. Nella scorsa stagione erano 90, 209, quest'anno l'ultimo bilancio, la scorsa stagione 90. Parole d'ordine di Andrea Agnelli. Presidente, pro tempore. Parliamo della Juventus come il capo dello Stato pro tempore, il presidente del Consiglio pro tempore, il presidente della Juventus pro tempore, Andrea Agnelli, che non si salverà con questa vicenda di Vlahovic, non si salverà perché il suo destino è già deciso, ha usato delle parole d'ordine, sostenibilità, equilibrio, cose fondamentali. Allora, innanzitutto diciamo che la vicenda di Vlahovic, io qui non la giudico da juventino, sono contento che arrivi Vlahovic, ma è un ulteriore aumento del tasso di antipatia che la Juventus già rispondeva, non solo a Firenze, dove gli abbiamo saccheggiato Roberto Baggio, Bernardeschi. Parliamoci chiaro. Firenze è una succursale della Juventus. Della Juventus. A Firenze gli fanno pascere i vitelli. Una volta che sono buoni se li portano a Torino. Punto e basta. Ecco. Quindi il signor Comisso è la migliore bistecca italiana. Non è la Maremma, che la Gianina Maremmana, a Torino hanno buon gusto. Gigi. Comunque, il signor Comisso, che fino a 15 giorni fa lanciava insulti a ripetizione in parte motivati, dice non si è mai vista una società per azioni che dopo la vicenda, come la Juventus, che dopo la vicenda della Superlega perde il 30% il titolo in borsa e nessuno interviene, forse negli Stati Uniti sarebbero scattate le manette. Allora, però il signor Comisso la deve raccontare giusta, perché ha di fronte a sé delle persone per bene come i tifosi che siedono nella curva Fiesole da anni, che sono gente che di calcio se ne intende, che ha visto sempre giocare un ottimo calcio e che di fronte alle balle deve. Allora, prima di tutto, la Juventus questo affare lo aveva già concluso, perché non è possibile che la Juventus, sapendo che un giocatore ha un contratto come Vlahovic che scade nel giugno 2023, cioè tra un anno e cinque mesi, vada ad accordarsi con il suo procuratore. Quindi è un accordo fuori legge, perché tu vai a trattare una persona che già, ma sappiamo che nel calcio queste cose sono degli optional, sappiamo i contratti, ne abbiamo visti per così. È strano però che il procuratore di Vlahovic, che se avesse aspettato il giugno 2023 la scadenza del contratto, non avesse firmato il rinnovo, si sarebbe ritrovato con un pacco di soldi gigantesco, ancora più di quelli di adesso. Allora, la Juventus, quindi, se già circolava il nome di Vlahovic, voleva dire che aveva un contratto già pronto, un accordo già concluso con il giocatore. Il giocatore, anche cose vergognose, tipo quella di non giocare a Cagliari, fingere le mani, eccetera. Ma lasciamo perdere, questo dimostra lo stile di questi mercenari, perché ormai sono tutti mercenari. Allora, tu lo sai, Gigi, a noi ce ne frega niente, la Fiorentina non lo dice ufficialmente, Vlahovic ha il Covid, è per questo che sta rinviando pure le visite mediche a Torino, ha il Covid, Vlahovic ha il Comunque Covid. Comunque sia, un'altra conferma. Il classico segreto conferma di Pulcinella, non si può dire che Vlahovic ha il Covid. Vlahovic ha il Covid. Un'altra conferma che l'accordo era già stato preso da mesi è dato da un fatto. A dicembre, quando Exor ha sottoscritto l'aumento di capitale, ha stanziato i fondi, c'era inserita una clausola con la destinazione di una cifra esatta per il mercato, per il rafforzamento della squadra. Non diceva a gennaio, diceva genericamente per il rafforzamento della squadra, che poteva essere a dicembre, a gennaio oppure a maggio. Ora, quindi l'aumento di capitale era in funzione anche di un grande acquisto o due grandi acquisti in cui
si meparavano il culo come società per azione, cioè non è vietato l'investimento se è previsto, pensate un po' che vicolo cieco. Allora questa cosa dimostra che ormai siamo in mano, già era impossibile fare l'album delle figurine Panini come ai nostri tempi, perché ogni 3 mesi qua bisogna aggiornarlo, ma questo dimostra che la Juventus non ha una direzione tecnica, un ufficio, diciamo così, un responsabile della programmazione tecnica, ergo un allenatore e un direttore sportivo che abbiano le idee chiare. Perché tu adesso mi vieni a raccontare che De Ligt verrà venduto per 75 milioni, con lo stesso prezzo con cui è stato pagato, più 10 a Raiola, ma tu 2 anni fa mi avevi raccontato che quando hai preso De Ligt dall'Ajax era un investimento per dimostrare che la Juventus costruiva la squadra del futuro. Allora, Ristić, il procuratore di Vlahovic, è della scuola Raiola. Cerchiamo di capirci. Certo. Ristić l'estate scorsa voleva firmare sto rinnovo di contratto. La Fiorentina, che ancora non sapeva quanti gol faceva Dusan Vlahovic, addirittura stava pensando di cederlo in prestito per farlo crescere. Poi il giocatore, guarda un po', è cresciuto. Prima era la Fiorentina che non rispondeva a Ristić, adesso è Ristić che non risponde alla Fiorentina. Ristić che cosa ha imparato da Raiola? Che non gli conviene portare adesso Vlahovic al Barcellona o al Manchester United. Gli conviene fargli fare la grande tappa intermedia che si chiama Juventus, perché ad oggi la Juventus corrisponde 7 milioni all'anno a Vlahovic, gli stessi che avrebbe preso probabilmente al Manchester United o al Manchester City. Se fa 100 gol nei prossimi 3 anni alla Juventus, a quel punto lo porta per 15-20 milioni a stagione da un'altra parte e la sua commissione sarà un pochino più alta di quella già ricca attualmente. Quindi tutto sommato la Juventus è un'importante tappa della carriera di Vlahovic, ma nella mente di Vlahovic e del suo agente non è l'apice della carriera. Hai fatto una diagnosi perfetta, però io ti chiedo di fare un piccolo passo indietro. Vale a dire, conta qualche cosa Allegri, conta qualche cosa questione sportiva, tecnica della Juventus, se c'è o no? Perché qui ci troviamo con, sono stati presi, Kean è stato ripreso, Morata, Dybala c'è tutta sta manfrina, De Ligt, c'è successa la sfiga di Chiesa, d'accordo? Ma allora, chi l'ha programmata questa squadra? C'è stato un allenatore che ha detto mi piacerebbe avere questo, questo e quest'altro, poi fate voi, vedete voi, bilanci, la campagna acquisti, perché qui non si capisce nulla, anche perché a Vlahovic, a parte i cross di Cuadrado da destra e di De Sciglio, che abbiamo visto che un po' di cross si è messo a farlo da sinistra, io devo ancora capire che tipo di centrocampo avrà alle spalle Vlahovic, ma soprattutto che tipo di partner avrà di spalla in attacco, visto che se c'è uno che gli girano le balle dell'ingaggio di Vlahovic è Dybala, il quale dice a me me lo state a menare da 4 anni con sto contratto, rinnovo, non rinnovo eccetera, con questo qua arriva e gli mollate subito questo ingaggio e queste cose. Quindi io sono, attenzione, perché quando prendi un giocatore buono rischi anche di rovinare, diciamo tra virgolette, per gelosie, per invidie, per paragoni di stipendi, quelli ai quali devi qualcosa o che comunque si erano illusi che tu servissi a qualcosa. Nella Juventus purtroppo questa regola non c'è, andatelo proprio a chiedere. Morata se tutto sto casino. Dove ricordate Morata come è arrivato, no? È arrivato in virtù dell'esame di italiano di Suarez. Meglio, perché Suarez l'ho visto l'altra sera giocare nell'Atletico Madrid. Un po' un ex giocatore. Ecco, esatto, un grande, il solito grande commediante che non ha più le risorse fisiche, anche se l'Atletico Madrid ha vinto 3-2 in pieno recupero dopo che perdeva 2-0 col Valencia, ma non importa. Allora, come sono arrivati questi qua? Kean, che bravo! Morata, Dybala, Allora, qui c'è qualcuno che li allena o no? C'è qualcuno che ha le idee chiare sulla formazione o ti affidi al se la Juve non dovesse andare in Champions con Vlahovic, è là, è un disastro epocale. Ecco, ma attento,
questa è la dimostrazione che ormai nel campionato italiano non si gioca più per vincere lo scudetto, ma per arrivare almeno al quarto posto. Sì, quello. Quindi il problema è alla radice. Cioè, una squadra come la Juventus non deve giocare per il quarto posto e non deve trovarsi in un momento della stagione come questo in cui non sa se ce la farà al quarto posto e deve inventarsi una situazione come questa di Vlahovic, affrettandola rispetto al normale acquisto che poteva avvenire quest'estate. Quindi un campionato dove tu hai grandi squadre che lottano per il quarto posto e poi all'ultimo ti succedono gli inguacchi come l'anno scorso, perché voi a Napoli avreste dovuto alzare le barricate sulle ultime tre partite del campionato, non contro la vostra squadra, ma contro tutto il contorno che c'era, a partire, ve lo dico sempre, dall'ultima giornata, Bologna-Juventus, dopo 20 minuti dopo, la Juventus diceva già tre. A questo punto qui non è possibile avere uno dei campionati più belli del mondo, come dicono quelli che se ne intendono, senza aver mai visto magari delle partite di campionati stranieri, hai una squadra come la Juventus che lotta con il quarto posto senza avere un gioco. Senti, ma Gigi, si è incazzato Renzi, si è arrabbiato Renzi, l'ha intercettato come si chiama, il collega di La Sette, Cerata, gli ha chiesto che è juventino. Siamo in diretta, dice Renzi, siamo in diretta, posso dire le parolacce. Su Vlahovic non si scherza, mi fa veramente girare le scatole. Ma com'è possibile? Avevo 15 anni, ero a Piazza Savonarola quando Baggio se n'era andata alla Juventus. Ma basta, ma è possibile che la Juventus ridia tutti alla Juventus? Porca miseria, almeno li dia a qualcun altro. Ma guarda, ve lo ricordate il caso di Hanno fatto arrabbiare Renzi. Sì, ma non il caso di Baggio, Robby Baggio. Il caso di Dino Baggio, che era stato comprato dalla Juventus dal Torino, ma per decenza e per evitare casini lo diedero un anno all'Inter, quindi fecero finta che l'aveva comprato l'Inter mentre l'aveva preso in prestito. Qui non fanno neanche questa cosa di decenza, quindi la mancanza di rispetto, non dico per Renzi, ma per tutti i tifosi della curva Fiesole è zero. È zero, quindi Commisso quando fa quelle sue pittoresche. Sì, no, Commisso da oggi in poi stia beatamente zitto da oggi, Commisso. Meglio che Commisso sta. Ma voglio vedere domenica la curva Fiesole che striscioni, se riescono a farli entrare, perché c'è una tale democrazia negli stadi italiani che anche chi paga fior di biglietto e fior di abbonamento da anni non è padrone di portare uno striscione in campo, ma non uno striscione come quelli Ma è chiaro. Mi devo fermare, Gigi. Ti abbraccio, ti ringrazio e ci ritroviamo nei prossimi giorni. Ciao, a presto. Grazie. Buona giornata, Gigi. Ciao. Moncalvo. Allora, stop and go, rapidissimo, ripartiamo da Umberto. Oh, rieccoci tornati in diretta. E allora, dobbiamo tra un attimo andare dall'economista Vincenzo Imperatore per cercare di fare un po' il quadro della situazione. Io vi preannuncio, perché già me l'ha detto, che ci sarà un intervento di Umberto anche molto particolare, ecco, un intervento che non vi aspettate, perché qui è una vicenda che scuote letteralmente le fondamenta del calcio italiano. Non è semplice capire chi è dalla parte del torto e dalla parte della ragione. Dirò brevemente un mio pensiero. La Fiorentina ha preso Vlahovic per 1 milione di euro più o meno dal Partizan di Belgrado, facendo un lavoro importante che si chiama scouting, che è la base del calcio. Lo scouting è la base delle società calcistiche, proprio la base delle società, la base. La Fiorentina ha voluto fortemente Vlahovic, se l'è coccolato dal 2018 ad oggi, primavera, prima squadra, aspettiamolo. Addirittura stava pensando di darlo in prestito, perché questo ragazzo sì, aveva qualità, ma non riusciva poi a sbocciare completamente. Tira e ritira, poi alla fine il ragazzo ovviamente esplode. L'esplosione del ragazzo poi fa valere tantissimo Vlahovic. La Fiorentina aveva la possibilità di rinnovargli il contratto quando il procuratore lo chiedeva. Una società non sempre poi decide immediatamente di rinnovare un contratto quando lo chiede il procuratore.
E allora aspetta un attimo, vediamo che succede, vediamo, non così, tergiversiamo un attimo. Poi Vlahovic esplode. La Fiorentina a quel punto, boom. Il procuratore scompare dai radar della Fiorentina e tratta con la Juventus e con altri club. Allora la Fiorentina avrà anche sbagliato strategia, però per me è inaccettabile. È assolutamente inaccettabile che il Napoli, la Fiorentina, qualunque altra squadra prendano un talento, lo mettano in primavera, lo facciano crescere, lo aspettino, lo allevino, gli danno tutti gli insegnamenti del caso e poi lo devono vendere, costretti a vendere, perché questo poi decide di non rinnovare più il contratto. Allora tu non puoi costringere un calciatore, sono d'accordo, si devono trovare delle formule intermedie. Si devono trovare delle formule intermedie che devono essere standardizzate a livello di legge. Di legge, perché non è giusto che la Fiorentina sia costretta a vendere Dusan Vlahovic. Doveva essere una scelta che doveva essere incanalata in un percorso. Non andava fatta così. Facciamo così, pochi secondi, via vai Campania e ripartiamo. Sia con Vincenzo Imperatore, sia con Umberto Chiariello. Ovviamente completiamo anche la parte di cronaca legata a Dusan Vlahovic. Tra stasera e domani il suo agente arriva a Torino per chiudere l'affare. Poi tutto quello che significa questo affare ce lo facciamo spiegare tra un attimo dai nostri ospiti. Io sono veramente scettico, perché per me c'è bisogno di regole più ferre. C'è bisogno di regole più ferre. Non si può andare avanti così, non si può pensare che ci siano le possibilità per chiunque di fare cose del genere nel calcio, anche perché poi si allontanano i tifosi. E a Firenze io penso che possa nascere un disamore per la gestione commisso, che poi è pari a quello che percepiamo in tanti versi in quello della gestione della Laurentiis, che ha portato tantissimo al Napoli. Eppure nel derby con la Salernitana, non mi stancherò mai di dirlo, c'erano 2500 persone. Cioè, supponiamo che la vendita fosse stata libera dei biglietti, supponiamo che la vendita fosse stata libera, che c'era la possibilità di portare 50.000 persone. Vi rendete conto che c'erano 2500 persone allo stadio? E sono aspetti che poi, allora leggi le cessioni del club, e questo e quella, le cessioni dei giocatori. Io mi rendo conto che la gente s'annoia e che poi spera, immagina chissà cosa, diventa tutto terribilmente complicato. Sono aspetti sui quali il calcio deve interrogarsi, invece questi quattro signori non fanno altro che litigare sulle questioni legate ai diritti TV. E questo è chiaramente un impasse dal quale non si riesce ad uscire. E il calcio dovrebbe darsi delle regole che dovrebbero andare a riguardare anche gli aspetti legati alle quotazioni in borsa. Vincenzo Imperatore, buon pomeriggio, amico mio, come stai? Buon pomeriggio a voi, tutto bene, grazie. Allora, caro Vincenzo, da economista, da uomo che ha vissuto e vive l'alta finanza, mi spieghi come la Juventus, che ha fatto una ricapitalizzazione di non so 400, prima 400, poi 300, poi 700, un sacco di milioni di euro, possa fregarsene di tutto quello che ha scritto in questi memorandum che c'erano per la ricapitalizzazione? Dobbiamo ripianare i debiti, un freno alle spese. Hanno finito di dirlo due settimane fa. Prima curva, 150 milioni per Vlahovic, perché tra 75 per il cartellino, e quello che gli devi dare ai procuratori, e quello che gli devi dare al giocatore, un investimento da 150 milioni, così, bam! Chi se ne frega delle regole? Sì, più che, diciamo così, noi tifosi ci dovrebbero preoccupare i risparmiatori che hanno acquistato le azioni Juventus, che sebbene ieri e anche oggi stia mettendo qualcosa il titolo in borsa, è l'effetto sicuramente di una ricapitalizzazione di 400 milioni di euro che il proprietario, semplifichiamo, gli Agnelli, la Exor, mettono all'interno di questo giocattolo
di questa azienda, del loro gruppo, per sanare le perdite che hanno accumulato fino all'anno scorso. Il problema non è la Juventus, il problema è chi non fa rispettare le regole. Gli organi di controllo, la Consob, che dovrebbe tutelare gli azionisti della Juve, quindi anche coloro che acquistano i titoli della Juve, si dovrebbe chiedere: ma è mai possibile che questa azienda, che produce sistematicamente perdite ogni anno e che viene fortunatamente ricapitalizzata ogni anno, fino a quando può durare questo effetto di immissione di liquidità? Perché 400, 300, come dicevi tu giustamente prima, non sono, diciamo così, bazzegole che qualsiasi gruppo industriale, e anche in questo caso la FCA, può sostenere a lungo. In secondo luogo, è vero che ripianano la perdita e hanno, come dire, fatto anche un tesoretto per poter acquistare Vlahovic, ma il problema è: l'anno prossimo, se la gestione è ancora questa, e se tutto a caso, ricordati sempre, caro Marco, l'equazione, i costi sono certi, i ricavi molto molto incerti nelle aziende calcio, perché molti ricavi sono legati, come tu sai, ai piazzamenti delle squadre, soprattutto nella massima competizione europea, che è la Champions League. Quindi, nell'eventualità la Juventus non si qualificasse in Champions, elevatissima probabilità, e soprattutto continuando a tenere questa struttura di costi, quindi continuando a pagare tanto i come dicevi tu prima, gli ingaggi, i calciatori, eccetera, se l'anno prossimo ripropone la stessa perdita, facciamo un altro aumento di capitale. Quanto un titolo che deve essere, di un'azienda che deve essere ricapitalizzata ogni anno, quasi ogni anno, è attrattiva per un risparmiatore? Quindi il problema non è la Juve, ma chi deve controllare la Juve? Consob e soprattutto quella pantomima che è il fair play finanziario europeo. Quindi ci stanno fregando? Quindi loro stanno semplicemente osservando, come dire, quanto il codice civile prevede. Cioè, hanno fatto un aumento di capitale, hanno detto: parte di questo aumento di capitale va a coprire le perdite, parte ci servirà per lo sviluppo dell'attività, mettiamola così. Il problema è: ma se ogni anno chiude in perdita l'azienda, ripeto, se tu avessi un'azienda che ogni anno chiudesse in perdita tu hai un proprietario, diciamo così, che ogni anno ti mette dentro un capitale sufficiente per andare avanti, fino a quando glielo puoi chiedere a questo proprietario ogni anno di mettere avanti? Di questo si dovrebbero preoccupare gli organi di controllo. Quindi, sostanza della questione, la Juventus... Quindi io, se fossi... Ad oggi, causa mancanza totale di organi di controllo, la Juventus può fare quello che vuole, giusto? Esatto. Causa mancanza totale di controllo sul fair play finanziario e da parte della Consob, quindi dagli organi di controllo dei mercati finanziari, su questa pantomima, la Juventus può fare quello che vuole. E la Covisoc che dovrebbe... Se io metto una macchina in divieto di sosta, il vigile non mi dice che devo toglierla, io continuo a tenerla in divieto di sosta. Cioè, quindi la Juventus sta beatamente mettendo la macchina in divieto di sosta, però nessuno le dice niente. Se fossi un risparmiatore, scusami, non comprerei. Scusami, mai, ma a questo scritto, punto, ma scritto. Io sono, supponiamo che io sia all'Atalanta, no? Che sto facendo tutte le cose in regola. Ma non mi rivolgo alla Covisoc, che dovrebbe occuparsi delle società di calcio, non mi rivolgo ad altri. Cioè, allora sono tutti collusi? No, sono, cioè, diciamo sì che la lobby del calcio è una forza di potere in cui starci è abbastanza delicato, non è semplice, per cui non dico collusi, ma diciamo così, chiudono gli occhi. Perché? Perché è vero che l'Atalanta, così come il Napoli, ha una gestione del bilancio sano,
ma è pur vero che tu insieme a loro discuti ad esempio la spartizione dei diritti TV, e tu a un tuo compagno di banco con cui fai accordi e comunque decidi certe cose, ti viene la voglia di dargli uno schiaffo, seppure alle spalle, andandolo a denunciare o facendo presente una cosa del genere? Beh, in questo paese, un paese dove la denuncia contro i poteri forti è una mera chimera, il calcio è una conferma di quando è lo specchio di quando avviene nel paese. Atalanta, Napoli non hanno interesse, ma non possono mettersi contro chi al tavolo, ad esempio, come ti ho detto, della spartizione di diritti TV, fa la voce più grossa. È quella che decide di prendere la festa più importante, che poi divide con... Ci sono tanti conflitti di interessi, tantissimi. Allora, fammi sentire Umberto Chiarello. Umberto, eccoci qua. Grande disaccordo con Moncalco e anche con il grande imperatore. Perché? In totale disaccordo, perché io ho sempre odiato la demagogia e il dargli all'untore. In questo caso, occupandomi di queste cose professionalmente, io devo fare il professionista. Mi piace attaccare la Juve, per l'amor di Dio, ma invece ha fatto una grandissima operazione sia la Juve che la Fiorentina. Il problema è a monte, sono le regole del mercato che la FIFA e la UEFA. Vincenzo ci stava dicendo proprio questo. Le regole del mercato sono la mancanza di regole, perché purtroppo si dà la possibilità a un Ristic qualsiasi di fare il virgolette ghino di tacco, il bandito taglieggiatore, che si va a prendere 18 milioni di commissioni dalla Juventus. Lui fa il procuratore di Vlahovic. La Juventus non dovrebbe dargli neanche un euro e Vlahovic riconosce gli il 3% sul contratto. Se ci fosse una regola corretta della gestione delle procure, cosa che Infantino dice ma che non fa. Allora, finché c'è questa libertà e questo banditismo dei procuratori, che ormai è imperante, che porta i calciatori a fine contratto incuranti di sfasciare i conti societari, non c'è alternativa. La Fiorentina non può fare diversamente, la Juventus fa benissimo a fare quello che fa. Dopo, nel mio editoriale, vi spiegherò perché economicamente è un'operazione corretta da entrambe le parti, premesso che è la premessa che è sbagliata, cioè l'obbligo a fare certe operazioni da parte della Fiorentina perché si trova costretta, e la possibilità da parte della Juventus di fare certe operazioni dovendo pagare 18 milioni di commissioni a uno che taglieggia letteralmente i bilanci societari. Perché gli è consentito. Allora, ribadisco il concetto, non è un'operazione incompatibile economicamente per la Juventus, è un'operazione favolosa per la Fiorentina, premesso che non l'avrebbe voluta fare. Quindi tutto questo dagli all'untore. Poi io voglio dire solo una cosa importantissima. Vai. Noi stiamo guardando la Juventus, ma il vero problema è un altro. È che la UEFA ha notificato all'Inter, non alla Juventus, di aver sforato i limiti del fair play finanziario. Fonte, il nostro amico Alessandro Giudice, informatissimo, uno dei migliori analisti finanziari di calcio che ci sono in Italia, per il quadriennio 2018-2021. Sapete cosa gli fanno? Le totò sul culetto. Gli hanno notificato, e questo significa che sul mercato potrebbero avere problemi per il futuro, ma anche la Juventus può fare questo ragionamento. La regola del break-even point UEFA, cioè del pareggio di bilancio, è ormai inefficace. Partiranno una marea di comunicazioni simili a molti club d'Europa, ma non accadrà nulla. Allora mi spiegate perché la Juve non può fare un'operazione che è vantaggiosissima, e poi vi spiegherò perché. Vincenzo, posso approfittare della benevolenza della tua benevolenza in questa trasmissione per chiederti di ascoltare subito dopo lo stop and go l'intervento di Umberto e poi di darci una tua chiosa su quello che dirà Umberto, perché ci tengo molto, ti posso trattenere? No, io volevo solo me lo dici dopo, mi devo fermare, categorico, mi devo fermare, ti posso trattenere, mi dici solo sì o no?
Sì. Perfetto, pochi secondi, ripartiamo. Oh, allora rieccoci. Facciamo così, andiamo subito con quelle che sono le riflessioni di Umberto Chiariello nel suo edito nuovo, perché così poi ne parliamo anche con Vincenzo, perché il tema è molto intrigante. Andiamo. Edito nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Adesso vi faccio vedere un punto di vista che è fuori da ogni demagogia, ma che riguarda semplicemente le dinamiche tecnico-politico-societarie, economico-societarie, da un punto di vista che io ritengo corretto, cioè di analisi serena. Punto 1. Abbiamo già detto che la UEFA manderà molte lettere a moltissimi club, se non tutti, per il mancato raggiungimento degli obiettivi del quadriennio 2018-2021, perché causa pandemia che ha dato il colpo di grazia, quasi nessuna squadra in Europa è in grado di raggiungere il punto di pareggio. Quindi partiamo da questo presupposto. Mal comune mezzo gaudio, nel senso che la UEFA, sapendo che sono tutte inguaiate, non darà sanzioni. E chi può approfittarne di questa cosa lo fa. L'Inter ha vinto uno scudetto col doping finanziario, senza se e senza ma. Andiamo avanti però. La Juventus si rende conto che così in Champions non ci arriva. Non ha un attaccante importante che Allegri chiede tutta forza, altro che non esiste area tecnica, Allegri molto forte della Juventus e chiede il centravanti. Si rendono conto che la situazione è drammatica, non fanno un tiro in porta. Vlahovic rifiuta l'Arsenal, Vlahovic rifiuta un'offerta fantasmagorica dei nuovi ricconi del Newcastle, perché è evidente, e non mi venite a parlare di regole, perché è chiaro che ci si parla con i procuratori e con i calciatori per tempo debito, non ci si butta a fare offerte che sconvolgono i bilanci senza sapere se il calciatore vuole o non vuole. Lui vuole la Juventus, questo è chiarissimo. Commisso cosa deve fare? Perderlo a parametro zero l'anno prossimo e farlo giocare sotto la contestazione un anno intero perché lui vuole la Juventus e lo sanno anche le pareti? Oppure deve monetizzarlo al meglio possibile facendo la voce grossa, come ha fatto, dicendo me li dai tutti subito, 70 milioni e 5 di bonus. Dopodiché ha fatto un'operazione che vale tutto il bilancio della Fiorentina, perché la Fiorentina fattura esattamente 75 milioni. Allora ditemi voi, di fronte a un calciatore che sta per andare in scadenza e che vivrà in una piazza con una contestazione, ha avuto gli striscioni sotto casa, di minacce di morte, questo ragazzo può mai rimanere a Firenze? Ormai c'è un'incompatibilità ambientale, lo deve vendere per forza, l'ho venduto al meglio, ha fatto una grande operazione finanziaria ed è andato a prendersi un centravanti in Svizzera, un brasiliano di 1,86 m, che fa gol a grappoli. Vedremo se questo sarà una grande intuizione, nel frattempo si è tutelato con un usato sicuro come Piontek. Da un punto di vista della Fiorentina, nulla questio. Che la Fiorentina sia un serbatoio juventino negli anni con Baggio, Bernardeschi, Chiesa e oggi Vlahovic è frutto dei vari cambi di proprietà, perché prima Pontello vende la società e si vende Baggio, poi succede la stessa cosa con Chiesa all'arrivo di Commisso, solo Bernardeschi, che non era poi questo fenomeno rispetto agli altri tre, l'hanno venduto e più che bene a 40 milioni che oggi non vale più. Quindi è normale, come è normale che la Juventus peschi nelle squadre di medio-alta classifica i gioielli che trova. La Fiorentina è un caso tipico. Ora l'anti-juventinità e dei tifosi della Fiorentina, ed è un problema della dirigenza della Fiorentina, non certo della Juve. Quindi accusare la Juve di aver creato antipatia è una sciocchezza clamorosa. La Juve fa gli affari suoi. Se una dirigenza fiorentina è in grado di tenere testa alla Juve, come fece Cecchigori, che è stato vituperato, ma Batistuta, Rui Costa e Toldo non gliel'ha mai dati, e allora tenesse ferma la situazione. Ma purtroppo il povero Commisso alle mani legate dalla mancanza di norme che consente a questi banditi del calcio di guadagnare cifre immonde in un momento in cui il calcio è in crisi e il mondo è in crisi e facciamo fatica a portare i soldi a casa, perché non capisco come una grande organizzazione mondiale non riesca a far fronte a un gruppo di persone che sono limitate nel loro essere in quanto numero e in quanto persone. Cioè questi dei procuratori banditi è una storia che deve finire. Dal punto di vista della Juventus, ma quale investimento sbagliato? Scusate, hanno preso
Kulusevski, Chiesa, De Ligt, Locatelli, Bernardeschi, Vlahovic hanno la squadra del futuro pronta. Questi torneranno a vincere, a combattere con l'Inter per i prossimi anni, perché hanno la meglio gioventù europea. Devono solo metterli bene in campo con un ottimo contorno che dovranno completare, ma con Vlahovic fanno il salto di qualità. Perdono Morata, che è un peso. Morata l'avrebbero dovuto riscattare a 35 milioni che non avrebbero cacciato, ma togli 35 che avrebbero speso per Morata, già hai bazzato la metà del costo di Vlahovic, perché li avresti spesi comunque. E a Morata gli dai 7 milioni e togli lo stipendio di Morata e lo dai a Vlahovic, l'aumento di costo è zero. Quindi l'investimento fantasmagorico da 150 milioni è bello che ripagato dalla partenza di Morata da un punto di vista del conto economico sul piano del costo dello stipendio, e ripagato in buona parte dal mancato acquisto di Morata a favore di Vlahovic. Dopodiché abbasseranno a Dybala lo stipendio, o ti tieni quello che hai o te ne vai, non è che gliel'hanno ridotto come Insigne, glielo lasciano a 7 milioni e hanno già in casa i giovani del futuro. La Juventus ha fatto una grandissima operazione, la può fare perché la ricapitalizzazione che ha fatto prevedeva giustamente non solo l'appianamento dei debiti, perché nessuno è così folle da pensare solo a sanare i debiti, ma pensa anche al futuro, e quindi avevano messo un tesoretto per l'investimento e l'hanno perfettamente speso nel miglior talento che c'era in circolazione. Quindi smettetela di fare demagogia, questa è una grande operazione fatta in due in un momento in cui c'è la barbarie delle regole mancanti. Vincenzo, ti senti un demagogo? Ti senti uno che vuole aizzare le folle? O Chiariello ha detto qualcosa di giusto e di sensato secondo te? No, ma Chiariello probabilmente aveva un problema d'audio quando ho fatto l'intervento io. No, io non ho sentito Vincenzo. Io mi riferivo con l'intervento precedente, quello di Gigi Moncalvo. Sì, okay. Che per la prima volta non mi trovo d'accordo. Io mi trovo d'accordo con Umberto, che avevo detto le stesse cose, cioè le regole non vengono rispettate, ci sono organi di controllo che non effettuano i controlli dovuti, e dico non solo nel mondo del calcio, teniamo presente la Juve è una società quotata in borsa, e quindi ci sono risparmiatori che investono sul titolo e che vengono praticamente come dire alterati i valori di valutazione appunto del titolo attraverso queste emissioni di capitale sistematicamente ogni anno. Su una cosa invece non sono d'accordo con Umberto, è sulla in un'economia liberista, e qui non faccio demagogia, come dire, la figura del procuratore o di un agente o di un procacciatore d'affari o di un rappresentante di un qualsiasi soggetto che vive in un business è prevista. Il problema è la regolamentazione di questa fenomenologia, e su questo ha ragione Umberto. Esatto. E io cosa ho detto? Mica ho detto che vanno aboliti i procuratori, ho detto che vanno regolamentati. Bisogna avere dei tetti anche a loro, dei tetti oltre i quali non si può andare. Io ho detto proprio questo. E allora il problema è la Juventus che gli dà 18 milioni a Ristic. E la Juventus. Ma perché a Raiola che gli danno? Ma perché? Gli altri che gli danno? Mica la Juventus. Chi glieli ha dati a Raiola quei soldi? Il Napoli? No. Marco, sono costretti. Sono costretti. Questa è demagogia. Quindi hanno messo una pistola alla testa a Cherubini per prendere Vlahovic. Hanno messo una pistola alla testa ad Agnelli. Esattamente, esattamente. Se vuoi Vlahovic, queste sono le condizioni. Se vuoi, allora non lo prendere. E allora non tu sei scemo, io mi piglio il mio 100 anni in Europa dopo Mbappé e Haaland, e tu mi dici che non me lo prendo. Umberto, facciamo questa ipotesi, caro Marco, ma se davvero è una buttata, davvero per il momento è una buttata, se davvero Jeff Bezos comprasse il Napoli e quindi rispetto, come dire, alle dimensioni, come dire, del patrimonio anche della famiglia Agnelli, stiamo lontani migliaia di chilometri, e a Napoli arrivassero fior fior di calciatori pagando ai vari Raiola e procuratori fior fior di quattrini, mi stanno... Sai Giordano che dice? Ma chi se ne frega?
No, ma non, è vero, perché quando c'era da mettere sul banco degli imputati, e ti ricordi Umberto, l'abbiamo fatto con Claudio Russo, il Napoli per aver pagato fior di quattrini a Mino Raiola nell'operazione Lozano, siamo stati gli unici a dirlo, non me ne frega niente, perché se le cose non vanno bene, non vanno bene per tutti, non è che non andrà bene solo per la Juventus, è solo che la Juventus ha una ripetitività che è clamorosa rispetto agli altri, e le indagini, questo è questo e sì, quell'altro, e che dobbiamo dire? Allora uno se dice una cosa deve fare il demagogo. Questa volta no, tu la devi smettere di fare il demagogo. Ma non è vero! Perché tu non puoi fare di tutta l'erba un fascio, l'operazione Pogba è un'operazione al limite della legge, se non fuori legge, perché lì ci sta la il famoso aggiramento del divieto di quelle, come si chiamano, quelle le terze parti, perfetto, lì è chiaramente un aggiramento delle terze parti e lì va stigmatizzato, tant'è vero che ha avuto una multa la Juventus per questa cosa. Altra cosa è che tu compri un calciatore e sei obbligato a pagare la gente, se no il calciatore non lo prendi. Il Napoli con Lozano l'ha pagato 42, ma alla fine l'ha pagato 50, perché a chi l'ha dato i soldi? A me? Vabbè. Dai. Devo fermarmi. Però Vincenzo, nel caso ci riproviamo tra domani e dopodomani a riprendere il tema, perché è sempre molto grazie a voi. A Vincenzo Imperatore. Allora, Pietro De Concilis. Ciao, ragazzi, Pietro. Ogni tanto urliamo, No, ma che respira. Cioè Chiariello che ormai è diventato juventino. C'è sempre una prima volta. Vabbè. L'evento clamoroso di giornata in casa Avellino, però potrebbe essere un evento la cessione di Sonny D'Angelo, che si sta per formalizzare. Il giocatore in rottura ormai da giorni con l'Avellino, non era stato convocato, non era nemmeno in tribuna domenica contro il Monopoli. La soluzione si era trovata già per luglio con un club di Lega Pro che potrebbe già prenderlo in queste ore per risolvere anche un problema in casa Avellino. Non solo questo, perché la strategia di mercato dell'Avellino potrebbe cambiare adesso in quest'ultima settimana. Vedremo anche chi ha deluso di più i tifosi, sentiremo soprattutto la voce del popolo biancoverde fra pochissimo al pomeriggio da Supereroi. Molto bene, caro Pietro, buon lavoro a te e a Dino Manganiello. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi iniziamo lo speciale Napoli, a tra poco. Mi ha insultato prima, hai detto che sono scemo, ci sono rimasto male. Dov'è? Ma perché non lo sento, Umberto? Dove sei? E che fine ha fatto? Niente, non riesco a sentire Chiariello, non riesco a sentirlo, però lo recupereremo il buon Umberto. Nel frattempo Mario Fabbroni, mi senti? Sì, adesso ti sento, c'è anche Mario Fabbroni, sei contento? Allora aspetta un momento, tu hai chiamato Juventino a me, Montano, ambulanza, Scametti a tutta forza immediatamente, imbecillone. Mi hai insultato. Questa è per il rigore non dato al Napoli. Questo è per il gol non annullato alla Juve. Poi questo è per tutte le proteste juventine. Vabbè, abbiamo fatto anche oggi. Mario, Fabbroni. Punizione etnica. Si chiama punizione etnica. Etnica di cosa? Vabbè, ma che dici? Come no? Tu sei del mondo di mezzo, quello di sotto le terre, quello là delle sei terre. Tra le altre cose, Mario, devi sapere che io ho avuto pulizia rattica. Notizie certe che ci sono anche magistrati che ascoltano questa trasmissione. Io non ho mai capito perché non ci chiudono. Cioè noi, Umberto dice qualsiasi cosa, ha offeso ogni tipo di popolo possibile, ogni tipo di minoranza possibile. Ha offeso chiunque, Umberto. E no, niente. È una cosa, cioè è un miracolo. Vabbè, ma noi andiamo avanti nel frattempo. Allora Mario lo devi trattare bene, perché è un uomo socialmente utile. Ma a proposito, volete fare gli auguri a Peppe Iannicelli, che oggi è il compleanno? Compleanno di Peppe? Oggi è il compleanno di Peppe. Pochi giorni fa è stato onomastico di Mario. Quindi comunque sappi che Mario è un uomo socialmente utile. Ma fa che? E fa via l'accompagnamento della sua compagna di tennis, Irene. Ma fa il bravo! Fa il bravo! Vuoi sapere com'è la partita di Mario? Mario entra in campo, capello mai scomposto, così come entra, così esce, tutto il tempo fa brava Irene. E tu cosa stai a fare in campo? Per incoraggiare Irene. Per incoraggiare Irene. Sicuramente non posso essere accusato di situazioni negative nei confronti delle donne, anzi le incito
sempre meglio, portarmi, e soprattutto a portarmi alla vittoria con minore fatica possibile. Diamo un ruolo poi, anche a queste donne. Poi Mario è lo scopritore di un nuovo colpo alla Berrettini. Si chiama il tiro iastemo. Hai mai visto un giocatore di tennis che usa il fair play? Quando arriva una palla corta, lui deve buttarsi come un balzo a prenderla. Non è che va là e fa no, lui e tira. Allora, fermi tutti, fermi tutti, fermi. Tu mi prendi in giro. Tu a me mi prendi in giro perché io dici che io alzo la voce, che io mi scaldo, che io voglio fare il demagogo, il populista. Demagogo e fisco. Allora, Giuseppe Marotta, Beppe Marotta, grande dirigente, uno che sta prendendo 25 milioni di euro e li sta dando all'Atalanta per prendersi. Non adesso. Li deve spendere sti soldi. 25 è un obbligo di riscatto per l'anno prossimo. 25 milioni di euro l'anno prossimo per Gosens in un ruolo dove è già coperto, perché ha già giocatori. No, non è vero, non ce l'ha. Ma come non ce l'ha? Non ce l'ha, un terzino sinistro non ce l'ha. Ma come non ce l'ha? Ma che dici? Ma ce l'ha. C'ha Perisic, ce l'ha. Che vuoi? Ma Perisic c'è un'ala adattata a esterno. C'ha Perisic e Di Marco. Di Marco gioca, ma vedi come sei arretrato. Di Marco fa il braccetto di riserva e può fare anche quello. Può fare anche quello. Ma sta di fatto non che ce l'ha. Non ce l'ha. Gli rinnovano il contratto. E allora c'hanno due forti esterni sinistri. Benissimo, hai due forti esterni sinistri. Meraviglioso. Che cosa fa Marotta? Dice che la Serie A e il calcio italiano sono a rischio default, l'ho appena detto al Sole 24 Ore. Il governo non può ignorare il nostro grido di dolore. È un sistema sull'orlo del baratro, che aveva certamente degli squilibri prima del Covid, ma che ha avuto nulla da questa pandemia. Quindi ci devono dare i ristori, perché i margini di resistenza si sono assottigliati al minimo. Poi la Juventus 75 per Vlahovic, l'Inter 25 per Gosens, io mi sento un po' preso per il culetto. Va bene? No, ti sai perché? Perché usi la testa come il culetto. Vabbè. Allora dobbiamo ammettere tutto. Allora De Laurentiis è uno stupido che non sta facendo investimenti. Basta. Non ne ha bisogno. Non è vero! Il Napoli non ha un terzino sinistro. Non ce l'ha. Agulam fino a giugno, che prende 3 milioni e mezzo, va via. Vabbè. E arriverà un altro fortissimo. Quindi l'Inter fa operazioni, una continuazione, è tutto facile. La Juventus fa operazioni, una continuazione. Vabbè, Mario, dimmi qualcosa. È difficile dire qualcosa quando state facendo questa meravigliosa situazione di modello Sandra e Raimondo, voglio dire. Cioè, mi sembrate. Ovviamente Sandro è lui, è lui che è fluido, lui è il fluido, sia chiaro. Vabbè, comunque, che cosa volete che vi commenti le cifre del fantacalcio a questo punto? Perché questo non più parliamo di calcio normale, ma parliamo di fantacalcio in un certo senso. Perché è chiaro che se da un lato si grida alla povertà, diciamo, dei club, e dall'altro si spendono cifre anche importanti, è chiaro che c'è qualcosa che non torna. Però diciamo, c'è anche la verità: questi club si fondano anche molto su situazioni in cui bisogna alimentare anche certe cose. I club italiani non hanno quasi mai avuto negli ultimi, credo, 20 anni più o meno, vita facile, per esempio a livello europeo. Noi le ultime vittorie importanti e anche convincenti le facevamo quando l'Italia era l'Eldorado del calcio, venivano tutte dalle nostre parti, gli anni 90, insomma, no? Dove le coppe erano roba nostra, cosa nostra, come direbbero in Sicilia. Però
al momento Mario, non volevo intervenire, però vabbè, diciamo che ti sei adeguato al chiarellismo dilagante. Qua, mafioso abbiamo, un solo mafioso che è in combutta con i procuratori, si chiama Marco Giordano. Ma la smetti, è in combutta con i procuratori, ma non è in combutta, va bene, lo trovo a telefono o con 10 donne o con 10 procuratori, meglio i pali da tutti, ovviamente. Però è chiaro che da un punto di vista tecnico le squadre importanti devono anche spendere e poi venderanno, suppongo, non credo che ci sarà soltanto un movimento di acquisto. L'Inter soprattutto ha tanti di quei giocatori e credo che prima o poi qualcuno debba provare a piazzarlo altrove, anche evitando di pagare ingaggi importanti. Insomma, diciamo che questi club comunque si alimentano in qualche modo con il mercato, con i colpi, movimentando soldi. È chiaro che il calcio italiano in questo momento ha una grave lacuna, secondo me, perché non ha mai colmato quella parte, diciamo così, immobiliare, o comunque quella convinzione anche da investitori quotati in borsa, che per esempio altre nazioni invece fanno, rispettano, e tale quale probabilmente riprendono anche una parte dei proventi. L'Inter, avete letto, avete visto, sta lanciando un altro bond, cioè praticamente prova a prendere a rastrellare soldi sul mercato, indebitandosi ulteriormente, o meglio, provando a chiudere il debito che più o meno aveva già attivato prima e attivandone un altro ancora più grosso. Oramai sembra quasi lo Stato italiano il calcio, cioè ci assomigliamo molto, nel senso che il debito non verrà praticamente quasi mai portato a zero e si va avanti spendendo in modo senza avere una contezza. Il Napoli in questo sta mantenendo sicuramente un atteggiamento molto guardingo da sempre. Potrebbe anche peludere, e lo dico senza andare a guardare troppo tutte le voci, il vento, situazione eccetera, ma potrebbe preludere in tempi più o meno brevi ad una cessione del club con investitori anche importanti, perché un club come il Napoli, che ha tanti milioni di affezionati oramai molto accaniti in tutto il mondo, che ha esteso insomma in qualche modo la sua popolarità anche moderna, perché comunque è un club che a livello europeo c'è e non ha mai mancato l'appuntamento negli ultimi credo 10 anni più o meno, non ha debiti, non ha sicuramente patrimonio immobiliare, anzi non ce n'ha proprio per nulla. Insomma, è una società che dal punto di vista della valutazione soltanto dei calciatori, comunque della rosa e di quello che può mettere comunque in moto la passione azzurra, sicuramente ha una quotazione importante. Se ci ricordiamo che il Milan è stato venduto a 750 milioni, insomma, il Napoli può pensare, potrebbe pensare nel breve prossimo di 1 o 2 anni che in qualche modo questo club possa anche passare la mano dopo averlo gestito bene, con successo, per tantissimo tempo, e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui veramente ci tiene in questo momento ad abbassare il monte ingaggi di molto, a tenere i conti in ordine e a portare comunque a chi poi eventualmente potrebbe essere interessato una società estremamente appetibile. Allora, Marotta ha poi aggiunto: mi aspetto dal governo provvedimenti nella legge di bilancio e nel decreto ristori, perché dobbiamo essere presi più in considerazione. Mentre gli italiani soffrono, Marotta vuole essere preso in considerazione. Poi io sono il populista e demagogo. Vabbè, Mario, per salutarti, il Napoli non ha bisogno di niente? Tutto a posto? Va bene così? Ha ragione Chiariello? Va bene Tuan Zebe? No, secondo me la questione del... Vabbè, ma del terzino sinistro oramai io non parlo più, perché sembra una di quelle barzellette dei carabinieri, praticamente, quindi... cioè il terzino sinistro è una delle questioni irrisolte a Napoli, credo oramai da un tempo immemorabile. Se arriverà qualcosa, come penso che arriverà, non tanto, intanto si sta malando brutta pasta per sta storia, eh? È vero, si sta ammalando per la questione del terzino sinistro. Sì, ormai prende gli psicofarmaci.
Eh sì. Io credo che a centrocampo il Napoli stia abbastanza bene. Certo, potrebbe fare qualcosina nella parte di fantasia, e deve fare qualcosa nella parte di fantasia, perché il calcio si gioca adesso, con i giocatori. Adesso oggi non ho capito. Ma credo che certi movimenti li devi fare ora, perché non arrivi a giugno sapendo che hai, che gli altri sanno che tu hai un'esigenza, te lo fanno pagare molto di più. Forse adesso puoi ancora provare a mettere le mani su qualche giocatore, trattando, avendo tanto tempo, puoi anche sperare di avere un trattamento migliore economico, altrimenti il Napoli che perde Insigne a giugno, ma quale club europeo ed italiano non gli farà pagare molto di più il giocatore che comunque la società dovrà individuare per sostituire Insigne? Questo è un punto interrogativo importante. Io mi muoverei già adesso, mi muoverei per mettere almeno, quantomeno, e sottolineo davvero, cioè veramente, a bloccare davvero con un'opzione fatta bene qualche giocatore di buona, di buon piede e anche di bella speranza, nel senso che dovrebbe restare in questa città per un po' di tempo, perché non si sostituisce un napoletano come Insigne con uno qualunque. Ti devo salutare, Mario, però ti abbraccio e ti ringrazio. Ti ringrazio anch'io, e riprendete a fare il vostro siparietto. Chi è che sta a letto dei due? Chi si mette? Stai calmo, Mario, che questo poi si apre una discussione alla quale evidentemente il nostro prossimo ospite potrà partecipare. Grazie Mario Fabbroni, grazie. Grazie, sono sesso repellente a Giordano. Sono sesso repellente, meraviglioso, meraviglioso. Ciao Mario, grazie. Ciao. Grazie. Mirko Calemme, ti piace sesso repellente? Ciao Mirko. La tua definizione sul dizionario, no? La tua definizione sul dizionario. Se c'è Marco Giordano è repelle. Lo sai che fa Calemme? Tu vai su Google, vai su Siri, dici Marco Giordano c'è scritto sesso repellente. No, ma lo sai che fa Calemme? Io tu vedi tanto che lui mette le foto quando va in TV, che si mette il lupetto alla giacca vergognosa. Vi piaccio, delfini curiosi. Ma vabbè, lasciamo perdere. Un po' scout, pare. Vabbè, detto questo, Calemme fa una raccolta di che è sta roba? Sarò per dare. 33 anni di carriera. La mia immagine. 33 anni di carriera, hombre, 33 anni. Si raccolgono con questa musica pensando che abbia rapporti sessuali con questo numero repellente. Ma sei impazzito! Ma che dici? Sono Giordano repellente, non ce la faccio bello, più. Bello, ragazzi, mi trovo in grande forma. Non ho idea, siamo fatti un'ora e venti a urlarci contro. Stiamo andando alla grande. Bello. Sì. Devi sapere una cosa, che ho urlato domenica in editoriale un'invettiva al popolo. Bene. Dicendo imbecilli alla romana. Per tutti quelli che si sono rinzelati che Insigne abbia esultato quando ha eguagliato Maradona. Sì, ho sentito. Allora, poiché Giordano è invidioso, voleva pure lui un imbecille, ce l'aiuterà per forza. Benissimo, ti ringrazio, mamma. Che sudare. Ogni giorno glieli do io un grande. No, Calemme fa una cosa diversa. Noi abbiamo il famoso coagulo, salutiamo tutti e 15 membri del coagulo. Io alle volte loro mi fanno un po' irritare, io poi non sono il tipo che si irrita facilmente, però loro alle volte mi fanno un po' irritare. Cioè, tu che sei irritante, ma non io mettiamo la canna coppia e mancano da sotto. Ma lascia perdere. E alle volte mando degli audio dove mi lascio andare a delle esternazioni che possono essere, diciamo, anche di dubbio gusto, perché alle volte veramente quando loro mi irritano io poi mi lascio andare. Detto questo, Calemme le raccoglie tutte e ogni tanto le ripropone. Veramente una persona orribile. Io le propongo uno adesso, tanto. Mirko, ci chiudono. Hai detto cose peggiori. Questo è molto semplice. Io posso mandare questo. Aspetta un attimo. Sentiamo, sono molto curioso. Una, questa fila di non va in galera. Trovare un. Ecco. Vabbè. Avete sentito? Sì, vergogna. Vabbè, questo è solo l'antipasto, ora ho capito il suo.
perciò difendeva Gattuso, perché se tutti e due in coppia e mura vengono in rovescia. Vabbè, non, ma non è vero, non sono mai volgare, cioè non sono mai scurrile. No, non sono volgari, sono folli ma non volgari. Mirko, devi stare lì qualche secondo, perché adesso mi devo fermare, però dopo ti devo chiedere un paio di cose di mercato. Pochi secondi. Un attimo, cercando di recuperare un po' di aplomb, perché poi le altre trasmissioni fanno tutte queste cose belle, noi ne facciamo solo se sta cacciara a tempo indeterminato. Fatemi fare il giornalista serio ogni tanto. Allora, tu che sei un grande esperto di questioni spagnole, Montano, parla tu. Giornalista serio. Calma. Il Getafe ha chiuso per l'arrivo a gennaio di Oliveira, mentre Oliveira resta, al netto anche di quello che dice il procuratore, un po' in ordine sparso, ieri l'ha detto pure a me, ha parlato un po' con chiunque, non c'è o non c'è il Napoli in pole position su questo ragazzo? Posso dire la mia versione dei fatti? Vai, spara. La versione dei fatti è che giustamente dico, anche il Torres e anche l'agente di Matteo Oliveira dicono in questo mese poi ormai restano pochi giorni, resta qui perché il Napoli non ha potuto ancora formulare un'offerta, per quanto l'interesse sia reale, fortissimo, mi risultano anche contatti molto intensi negli ultimi giorni, perché il Napoli non lo può comprare, perché se non esce nessuno dalla sua rosa non lo puoi scrivere. Questo è il più grande problema per Oliveira, perché se il Napoli avesse spazio in rosa, Marco, correggimi se sbaglio, il Napoli potrebbe prendere il terzino del Getafe, che tra l'altro me ne parlano in maniera entusiastica di sfogo, mi dicono il Napoli investe 10-15 milioni per questo giocatore, entro due anni va nel trillo. E ma quando l'hanno detto, chi me l'ha detto di solito non sbaglia, quindi mi fido molto. Per me sarebbe un grandissimo punto. Però due anni che succede? Varrà il triplo di questi 10-15 milioni. Ah, varrà il triplo, ok. Di questi 10-15 milioni che deve muoversi, perché a giugno lo vorranno tutti, e adesso il Napoli ha un vantaggio. Però il Napoli non può comprarlo, perché non può mettere fuori rosa i giocatori che ha, non ha spazio nella lista, e quindi c'è un problema grave che il Napoli deve, per questo ecco si spiegano la proposta di Dulam al Cagliari, per di Dulam che non credo voglia andarci, il mercato è bloccato da questo, per me, più che da una volontà, perché la volontà di prendere Oliveira c'è. Quindi è un'operazione che nel momento in cui esce Gulam completiamo l'informazione, lasciamo perdere se c'è lo spazio adesso o meno, ma il Napoli lo ha bloccato per giugno o no? No, assolutamente no, perché bloccato non esiste, perché questo è un giocatore il cui valore può ancora aumentare da qui a giugno, che ha tanti club che lo seguono. Il Napoli, se fa l'operazione adesso, è sul giocatore da 6-7 mesi, brucia la concorrenza e fa una grande operazione, che non sarebbe la prima volta che il Napoli fa un'operazione del genere. Però da qui a dire il Napoli per bloccarlo deve investire 15 milioni e tenerlo lì, non credo che lo farà il Napoli, quindi bloccato no, perché dice ha una corsia preferenziale, perché si lavora da più tempo, perché lo conosce, perché gli piace, ma Oliveira piace a tantissimi club europei, perché ripeto, uno dei migliori terzini della Liga Spagnola, fisicamente fortissimo, bravo in entrambe le parti, veramente un bel giocatore. Quindi vediamo se in questi 2-3 giorni Napoli riesce a trattare un giocatore in uscita, per me lo prende subito se ci riesce, perché una rescissione con Gulam è impensabile? Beh sì, perché Gulam dovrebbe, non lo so, in questo momento non penso gli convenga come un giocatore, anche perché non abbia, ecco. La questione del Cagliari si è un po', come dire, spenta. E al momento trovare una società che paghi quel che resta dell'ingaggio di Gulam per questa stagione, che non è poco, che sono 3 milioni lordi più o meno, così, ma chi te li dà questi 3 milioni lordi? Io sono 3 milioni lordi di più, lui prende 3 all'anno netti, però aspetta, lui ne prende 3 netti all'anno. È rimasto 1,5 milioni netto, poco più, netto, poco meno. Sono 3 lordi. Allora, tu dici residuo. Residuo, residuo. Senti, ma va sempre torto. Per una volta che dici una cosa giusta, lo vorrei. No, vabbè, ma quella è l'abitudine, a darmi addosso. Devi sapere che non posso fargliela passare. Se no dopo si adagia, dice, ho detto sono bravo, non è possibile.
Esatto. No, esatto. No, assolutamente. Questo esatto. Tipo, ti ha ragione. Proprio. Su questo ragione, non ci ragione. Sono particolari dubbi. Diego Costa, bravo. Salernitana, fatta, chiuso. Certificato. Sì, Diego Costa, notizie abbiamo lanciato su Serie News, insomma, perché abbiamo avuto grandi conferme dall'entourage e ieri ci è arrivata la conferma che Sabatini l'ha fatta, l'ha convinto. Aveva una grande proposta dalla Torino, economicamente migliore, ma Diego Costa vuole tornare in Europa. Sabatini lo costeggiava già ai tempi del Bologna, salvo sorprese tra modo che ieri sera stavano lavorando nei contratti. Firma fino a giugno con un'opzione automatica di rinnovo in caso di miracolosa salvezza, però la squadra che sta allestendo la Salernitana inizia ad essere interessante, certo bisogna capire come arriva fisicamente, però ecco, mi dicono che 19 gare in Brasile si è rivisto un po' del Diego Costa storico, se già arriva un quarto, un terzo dello storico Diego Costa a Salerno, basta per salvarsi, secondo me, ricordiamoci il giocatore da 20-30 gol a stagione. Direi di sì, che poi tra le altre cose veramente mi dicono che la Salernitana può arrivare anche ad un altro attaccante, si parla di Caio Giorgio, si parla di qualcun altro, di Verdi. No, però fammi una previsione, in 19, in quante partite di fase? 19? No, di meno. Quante squalifica? Perché deve recuperare. Quante giornate di squalifica fa? Ma il Brasile si è comportato bene, quindi se non si comporterà bene. Io non sì. Si comporterà bene. Il Brasile nessuna, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, ma non ha avuto di questi. La sera va a Caciasta e si appiocca un po'. Ma dove? Poi Salerno, il mare. Brasile va a Caipirinha. Ma tu lo sai che Salerno è una città dove ci si diverte. Si beve? Non lo so. La cachaça è una vodka brasiliana. La non so femmina, Marco, c'è cioè la fissa la tu. La cachaça è la base della caipirinha ed è la vodka brasiliana. Esperto, Sono stato varie volte. Ti sei divertito, è bravo. No, ho provato la caipirinha locale che è molto buona, la fanno tra l'altro con molti frutti tropicali in vari tipi di colorazioni, col maracujá, col frutto della passione. La caipirinha è un'istituzione, ma la cachaça per loro è il liquore, quindi si ubriacano la sera, i brasiliani bevono come dannati. E la caccia è come i russi con la vodka, quella è la loro vodka, è una roba super alcolica. Tu la saresti una sera, sì, una sera pure un occhio che non vede nato. Tranquillo, però. Direi che sì, che sicuramente è una cosa bella. Ho controllato per essere completo in informazione, nel 2020-2021 tra Atletico, se sei presente, e l'Atletico Mineiro sono 26 gare, solo 4 ammonizioni, quindi magari l'età l'ho calmato, diciamo. Hai visto, che tu stai sempre lì a criticare chiunque, sei calmo. Vabbè, detto questo, Calemme, grazie, un abbraccio, a presto. Vuoi dire qualcosa di indimenticabile? Vuoi dire qualcosa di particolare? No? Vuoi salutare Chiarino? Sì, Giorda, parlo di Nocella, diglielo. Resistete, tipo come quando... Resistete! Resistete. Ovviamente ti riferisci a me Montano, ovviamente dedicata a me Montano, è chiaro. Resistete! Calemme, che urla. Professore, resistete! Calemme, che urla. Calemme. Tanto abbiamo già inviato i curriculum, non i nostri, ma quelli di Marco. Benissimo, molto bene. Stop and go e ripartiamo. Ma stai seguendo la questione dell'elezione del Presidente della Repubblica? Secondo te che faccio? Non la seguo. E chi ti piacerebbe? Io vorrei tanto che Mattarella ci ripensasse e rimanesse. Mm. Però basta che non mi danno Casini. Ha avuto 12 voti finora Casini in questo scrutinio. Allora, non voglio che Draghi lasci il governo, per quanto mi riguarda. Sinceramente, devo parlare, a me piacerebbe una donna al Quirinale e riconoscendole la grande passione di tutta una vita e l'impegno politico, dite quello che volete, ma io ho una grande stima di Rosi Bindi e non mi dispiacerebbe affatto Rosi Bindi al Quirinale. Rosi Bindi, Berlusconi gli viene ictus, pazienza, ce ne avremo una ragione. Certo, passare da Berlusconi a Rosi Bindi sarebbe proprio la nemesi, no? Proprio la nemesi. Berlusconi era una proposta indecente e chi l'ha fatta si deve vergognare. E a livello di Fabiani come ha fatto la Salernitana? A livello di Fabiani indecente. Con la Salernitana, ma che meraviglia. A livello di Fabiani con la Salernitana, top. Vabbè, andiamo avanti, vediamo un po' se c'è chi ci parlerà anche delle questioni legate. Tra un attimo, Claudio Russo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
pomeriggio. Claudio, questo losco figuro ti insulta sempre. No. Claudio, sappi. Io dico pure in privato, voglio dire. Cioè. Nel frattempo, nel frattempo il Liverpool su Dybala, tutti dicevano rinnova, non vi preoccupate, è il Napoli che perde i giocatori a zero. E invece no. E invece no, e invece no, guarda, e invece no. Umberto, mamma mia, questo sta fuori come un poggiolo, come un balcone, ma che un decevuta coppa. Ma questa istigazione al suicidio è un reato, Chiarillo, è un reato. Nel caso tuo eutanasia si chiama. Ma no! Guarda Umberto, che di eutanasia già ne parlo un quotidiano locale quando il Napoli perse contro gli Young Boys, Non è un tema Stai calmo, io rammento. Però ho un'ultima ora, Chiarillo, ho avuto due voti all'elezione del Presidente della Repubblica. Ma che dici? Due. Chiarillo. Uno ha detto Chiarillo e uno ha detto Umbi e gli hanno dato a Umberto. L'hanno attribuito. Fai, Roberto Fico non sapeva chi darlo, Ecco. Però aspetta, che noi ce l'abbiamo un quirinalista d'eccezione. Infatti, sulla verità sta facendo i pezzi per il Quirinale, tra le altre cose. Carlo Tarallo, Carlo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Carlo, non è che riusciamo a mettere a De Laurentiis al Quirinale? Buon pomeriggio a Padre Umberto. Io non ce la faccio più, io vi cito tutti. ma se ti diverti, ma che fu? Buon pomeriggio. Tarallo. Una benedizione a te, fratello Tarallo, canzugno Angop. Sei un po' unto, figliolo, sei un po' unto per chi ti nanzogna. Sei un unto. Anche se. Come altri, attenzione, come altri, clamoroso. No, quelli sono Forforino amoroso, da. Allora. Ciao Alfredo. In questi momenti proprio stiamo seguendo, non so se sì, state seguendo lo scrutinio le trattative per eleggere il successore di Sergio Mattarella, e si va verso la scelta di una figura larga, di peso, io non gli addicelli. No, non così larga, perché non si arriverà proprio a tutto l'arco costituzionale, cioè Iannicelli praticamente occuperebbe da solo l'intero emiciclo di Montecitorio. Ma oggi il compleanno di Peppe, fa almeno gli auguri. Augurissimi! Quindi eleggono. Peppe Iannicelli è l'unico giornalista che sarebbe contingentato negli ingressi a Montecitorio, perché voi dovete sapere che stavolta per il Covid si entra poco alla volta, no? Si entra 3-4 alla volta. Lui dovrebbe entrare prima una metà e poi lo faccio. Carlo! Vabbè, allora cerchiamo di recuperare un attimo la bussola. Allora, Carlo, chi sarà eletto Presidente della Repubblica? Draghi? Allora, in questo momento Draghi non è molto ben visto dalla stragrande maggioranza dei parlamentari, proprio i singoli parlamentari, perché Draghi è uno che in quest'anno di governo non ha mai risposto al telefono a nessuno, non ha mai incontrato nessuno, ha mantenuto quest'aria un po', diciamo così, da austera, ecco, da unto del signore, e poi quando però si va al dunque deve essere votato dai parlamentari, che lui ha sempre snobbato. E quindi è come soluzione per disperazione, cioè se si andasse avanti per 15 votazioni senza che nessuno riuscisse a essere eletto, si potrebbe andarsene là. Però, ecco, ora stiamo facendo un pronostico, non è che nessuno lo sa come andrà a finire, però secondo me non è la soluzione più probabile. I nomi in campo sono due, sono tre, c'è più Ferdinando Casini, che piace a Renzi, al PD, alla Parti Forza Italia, c'è la Casellati, la Presidente del Senato, che insomma piace a tutto il centrodestra e potrebbe prendere dei voti nel 5 Stelle, e poi c'è Chiarillo.
Chiavillo. Chiavillo che però è la carta coperta, ecco, cioè se proprio Draghi doveva scendere in campo e bisogna metterci uno di peso contro, mettiamo Chiavillo. Bene. E vediamo come finisce. Umberto, ti ci vedi a fare il presidente della Repubblica? Assolutamente no. Ovviamente. Facciamo l'editoriale del 31 dicembre. Wow, l'editoriale del 25, è vero, l'editoriale del 31 dicembre. Padre Umberto, Padre Umberto. Sarebbe straordinario. Sarebbe straordinario. L'editoriale. L'edito anno. L'edito anno, ragazzi, è tutto meraviglioso. Vabbè. Poi ci sono alcuni, ragazzi, siete arrivati a un livello di cazzeggio che è clamoroso. C'è il Club Napoli Parlamento, che è molto nutrito. Il Club Napoli Parlamento, che è molto nutrito, molto bello. Che è capitanato dal mio amico senatore Quagliavillo. Si spinge per De Laurentiis, perché così ce lo togliamo davanti. Ho capito. Quindi okay. potrebbero mandarlo al Quirinale, perché così finalmente, insomma, avremmo la possibilità di avere un presidente che invece di scombinare sempre tutto sul più bello, forse possa contribuire a darci la speranza di vincere prima o poi qualcosa, ecco, questo pure va detto. Molto bello. Perché io voglio dire, ho letto addirittura di un'offerta a Mertens di 1,5 milioni all'anno. Ora io voglio dire, se posso, dillo, che dillo. Da tifoso del Portici, io credo che il Portici a questo punto possa farci un pensierino a Mertens. Cioè, se noi abbiamo gli può dare 1.500 euro al mese, vitto, alloggio, la valuta, si no, al di là degli scherzi, io ho letto questa cosa, non so se sia vera, d'accordo, non lo so, ma se fosse vera, insomma, andremo incontro proprio quasi al ridicolo, quasi al comico. Un ragazzo che anche quest'anno sta tenendo la baracca, sta dimostrando. Io non mi frega niente dei tweet, i dollari, io parlo di quello che fa sul campo. Sul campo sta rendendo. Ha detto bene Vivi, non so se l'avete sentito. Mertens è uno che per 2 anni potrebbe essere messo sotto contratto anche dall'Inter o dalla Juve. Cioè, noi che facciamo? Diciamo 1,5 milioni all'anno. Ragazzi. Ma non si può fare così. Allora facciamo, proprio perché non si può fare così, io vi tengo lì belli, tranquilli e in stand by per 36 secondi e poi vi ascoltate con noi l'editoriale di Umberto legato al Napoli e richiacchieriamo sul momento degli azzurri. Pochi secondi. E allora facciamo così, andiamo subito con le considerazioni di Umberto, poi torniamo da Carlo e da Claudio, poi ci andiamo con Umberto. L'edito Napoli. Il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Un giorno venne a giocare a Napoli in Serie B una squadra con le B sul petto, le rondinelle bresciane. Se ne tornarono carichi di meraviglia in Serie B con 4 palloni sul groppone. Però un ragazzino crestato dà fuori aria una botta secca e terrificante. Fece fuori il grandissimo Jezzo, che quell'anno parava anche le mosche che volavano ed era secondo solo a Buffon per valore. La cosa passò inosservata. In realtà a gennaio tal Pierpaolo Marino, direttore generale e factotum del Napoli dei primi anni di De Laurentiis, uomo accentratore che faceva anche più di De Laurentiis, è tutto lui, andò a Brescia per prendere un mediano scassotto che serviva al Napoli come il pane, perché il Napoli aveva una carenza di centrocampisti centrali. Si dimenticò, seduta stante, del mediano che era venuto a vedere, perché si innamorò di un ragazzino di 19 anni che stava a 100 km da Milano con Inter e Milan dormienti e silenti. Il buon Pierpaolo Marino di corsa fece un blitz, bloccò in silenzio il ragazzo. Col Brescia e col ragazzo ci fu un accordo sotto banco, nel senso di informale ma scritto, alla promozione in Serie A
uno dei primi doni nel calciomercato che il Napoli si fece con Pierpaolo Marino fu Marek Hamsik. Inutile dire che nei mesi precedenti l'Inter e Milan erano andati alla carica, ma lui era stato già preso. Questo è il primo di due grandi colpi che il Napoli ha fatto. Il buon Zunino andò a vedere un torneo di promesse francese, quello che corrisponde un po' al Viareggio italiano, e andò a vedere un lungagnone che poi giocò con lo Young Boys e ci fece pure due gol in Coppa UEFA, in Europa per meglio dire, all'epoca di Mazzarri, un centravanti francese lungagnone, ma se ne dimenticò seduta stante, perché dall'altra parte un Nerone re della difesa francese non gli fece toccare palla, perché all'epoca era considerato francese questo ragazzo, tant'è vero che Deschamps, quando ha fatto la nazionale, era convinto che lo potesse perfino convocare, non si era accorto che questo ragazzo aveva scelto la nazionalità senegalese, facendo anche una brutta figura. Questo ragazzo dal Montpellier fu mandato al Genk in Belgio, campionato sconosciuto, squadra sconosciuta, ma Zunino, che se n'era innamorato e lavorava, un giornalista Zunino, uno che a Coverciano fa le lezioni di come si fa lo scouting, è un maestro della materia, e lavorava con Micheli e Mantovani, che essendo gli scopritori di Hamsik se li erano portati a Napoli come scouting, e ancora oggi Micheli è il capo dello scouting del Napoli. Ebbene, Zunino continuò a seguire questo difensore. Chiamò Benitez e gli disse, era gennaio, mister, io ho trovato un fenomeno. Torna in sede, porta relazioni, cassette, i DVD, fa vedere a Micheli, a Bigon, a Mantovani e a Benitez questo ragazzo. E Benitez disse, va bene, prendiamolo. Anzi, come la sua costume, perché l'Hidalgo spagnolo, uomo meraviglioso sul piano caratteriale, alzò il telefono e chiamò il ragazzo, che rimase quasi colpito come se fosse uno scherzo. In realtà Benitez gli disse, tu gli italiano perché sei dei nostri, a giugno verrai da noi. Questo ragazzo ovviamente è Kalidou Koulibaly. Le grandi operazioni si fanno così. Quindi se il Napoli ha trovato in questo Oliveira, 24enne del Getafe, l'uomo giusto per sprecciare a sinistra, lo deve in qualsiasi modo bloccare adesso e ripetere le operazioni clamorose fatte con Hamsik e con Koulibaly, perché il futuro si programma oggi. Il Napoli si può permettere di stare alla finestra giustamente perché non ha bisogno di niente, a differenza di altri. Il Napoli al completo è fortissimo, ma a giugno dovrà rifare parecchio del proprio organico. Quindi Giuntoli sta lavorando adesso per il futuro, e se riesce a fare un paio di operazioni sotto traccia tipo Hamsik e Koulibaly, hai voglia a prendere Vlahovic, Gosens, Boga, noi continueremo a divertirci. Allora, prima Claudio, poi Carlo, che cosa ne pensate delle parole di Umberto? Prego. Beh, più che Dito Napoli dovremmo chiamarlo Raccontaci una storia Papà Castoro, perché Umberto riesce a mantenere altissima l'attenzione con i suoi racconti, però è chiaro e innegabile, volendo trovare un minimo di serietà professionale, che il discorso sia giusto, nel senso che il Napoli si trova di fronte quelli che sono i sei mesi più importanti forse dell'era De Laurentiis, ok, lo diciamo tante volte, però noi pensiamo ai tanti contratti in scadenza, è alla possibilità di andare o meno in Champions League, è chiaro che la società debba farsi trovare pronta per, come dire, approcciarsi nel modo migliore anche alla possibilità che possa mancare la Champions, e chiaramente tutti quanti speriamo di no, quindi ben venga la possibilità di chiudere già adesso dei colpi in previsione di quei ruoli che vedranno i titolari smarcati, come diceva Carlo prima. Uno come Mertens, 1,5 milioni, francamente mi sembra offensivo nei confronti della creatura di Gris e perciò capo. Carlo, dai, dimmi, fammi un'analisi seria sulle parole di Umberto. Ho ascoltato il religioso silenzio con le mani giunte tra le altre cose, giunto le
le parole di Chiariello, che già insomma si è medesimato nella veste curinalizia. Dopodiché è chiaro che il suo mi sembra più un auspicio che una fotografia dello stato dei fatti, perché è chiaro che tutti quanti noi vorremmo che il Napoli riuscisse ad acquistare ogni anno un giocatore che vale 80 milioni pagandolo 15. Ma questo non è che il sogno solo del Napoli, credo che sia il sogno di tutte le squadre al mondo. Dopodiché poi ci stanno invece i giocatori già affermati, quelli già collaudati, quelli già diciamo così pronti da mettere in campo o mantenuti in rosa nel caso li si abbia dalle squadre forti. La contraddizione che io colgo e sottolineo con affetto a Umberto, che lui nello stesso tempo dice noi siamo una squadra fortissima, cosa sulla quale io sono perfettamente d'accordo, perché senza gli infortuni staremmo sicuramente a pari punti con l'Inter, e poi annuncia velatamente una smobilitazione. Voglio dire un pensiero preciso. Contrariamente a quello che dicono in tanti, perché mi sembra davvero che il Napoli l'anno prossimo giochi con due giocatori più 9 primavera, perché solo Rachmani e non so chi altro non l'ho sentito in discussione, in verità io penso che chi va via sicuro sono pochissimi, e sono Ghoulam, Marquit e Insigne. Punto. Sospina credo che andrà via, perché accetterà di andare a fare la riserva cultuale al Real Madrid probabilmente, e basta, perché per me Mertens rinnova, lui ha voglia di rimanere e di decurtarsi lo stipendio. De Laurentiis non la vede come te, Io invece so che De Laurentiis ci sta pensando, a differenza di Insigne che non voleva, e non è un mio pensiero che lui non volesse Insigne, lo ha detto ieri un amico di De Laurentiis, Guido Trompetti, che è degno di fede, ha detto non lo voleva assolutamente, vero Marco? L'ha detto pubblicamente. Allora, lo stipendio, perché è normale e giusto che sia così, perché c'ha 35 anni, perché ha già avuto 10 milioni con due di bonus ben pagati, perché per un anno ha fatto il turista e che ora ci sta ridando qualcosa, e perché lui è disponibile sapendo che ha già dato e già avuto alla sua età. È giusto, alta fine andò la Juve con un contratto a gettoni. Che ci possa essere una riduzione dello stipendio, poi una contrazione, di un milione e mezzo non ne parlo, di un e mezzo, perché io non so le cifre, non mi butto a dare cifre, perché poi ogni volta che ho letto delle cifre, anche su Insigne, erano palle clamorose. Marco, la gente che spara palle mi ha rotto le scatole. Carlo, io Tarallo, non dica. Faccio cifre. Tarallo, dica. Marco, tu quanti anni hai? 37, amico mio. E allora ti ripeti tu che lo stipendio. Che sì, il giornalista Marco, non fa il secondo calciatore. Me dovrebbe, Marco, secondo me dovrebbe pagare per stare con noi. Io proporrò all'editore di chiedergli un contributo. Ad Umberto, io a lei non mi permetto di chiedere l'età per una mia venegazione nei suoi confronti. Ma se il pagamento... Tu sai che da un certo punto in poi non si contano più, quindi non lo so neanche io. Lei dovrebbe lavorare gratis. Io non ci sto. Io a questo gioco al massacro non ci sto. Secondo Carlo, ma fai il calciatore, le prestazioni sono destinate a decrescere. Le prestazioni di Mertens sono destinate a decrescere. Allora, vedi che è molto autobiografico Giordano, lui già sa che le prestazioni sono in decrescenza. Quelle di Mertens, stiamo parlando di Mertens ovviamente. No Marco, parliamo del tuo emolumento invece. Ma no, ma che c'entrano i miei emolumenti? Che c'è? Ma perché? Mertens ha 35 anni, ti deve ridurre lo stipendio, tu a 37 te lo devi proprio ridurre ancora di più. Allora, ha detto qualcuno che questa trasmissione sta diventando una sorta di Truman Show mio e di Umberto. Io non lo so se è così, però... Cioè, non dobbiamo... Mi hanno detto che Sandro e Raimondo, un poco più prosaico fatto. Un po' più prosaico il fatto. Però io ho chiarito che il fluido sei tu, quindi Sandra sei tu. Claudio, ti sembra un tipo... Claudio, riporta la discussione su un binario serio. Riporta la discussione... E ho anche aggiunto che io sono Marco Sesso Repellente. Sesso Repellente. Claudio. Ma parlami di questi dell'Empoli che vengono a Napoli. Dai, fa un po' di mercato, tu che sei un giornalista...
Allora, tu che sei quello che la mattina fa la rassegna stampa su Calcio Napoli 24 e decide quello che la città deve discutere, perché tu censurando per esempio un giornale e mettendo in risalto un altro, tu decidi quello di cui la città deve discutere. E tu generalmente, tu sei complice dell'allontanamento dei tifosi dal Napoli, perché chiaramente sparando titoloni che servono a farti prendere click e ad arricchirti più di quello che già sei, ovviamente spali. Claudio, tu quanti anni hai? Claudio, quanti anni hai? 30. Non è ancora l'ultimo contratto buono, non gli puoi far fare nessuna valutazione. Bene. Allora, premesso che quando Giordano sclera io mi beo, lo devo dire. Però io ti illumini d'immenso, direbbe il poeta, ti illumini d'immenso. Io quando vedo Giordano invece, sempre per citare un poeta famoso, e fu subito sera. E fu allora, torniamo un attimo seri mentre Giordano riprende la parola. Io dico solo una cosa, se Ricci dovesse andare dall'Empoli al Torino per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, il Napoli fa un grosso errore se non facesse un tentativo a queste cifre, lo dico. Poi se vogliamo parlare della fluidità di Giordano, chiaramente dovremmo andare oltre il limite temporale della trasmissione. Bene, che io resto su Ricci, per fortuna. Vai, senti, c'è chi colleziona filatelia. Al secolo i francobolli, c'è chi colleziona le figurine Panini, i soldatini, lui colleziona pali e ognuno della sua. Va bene. Ma ti ha raccontato qualche ultimo qualcosa? Ma sì, ragazzi. Ma una compagna, non scherzate su questo tema, che poi qualcuno ci sente. Non scherzate. No, i pali sono anche quelli che gli spacca in testa la compagna, tra le altre cose. Ciao, allora, Rita, ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene, Rita. Ok, grazie. Allora, Bairami, Umbè, ti piace Bairami per il dopo Insigne, no, dice la Gazzetta. Allora, questo è Bairami dell'Empoli. Ragazzi, per favore, questa è una trasmissione dove si può essere anche fluidi alla Giordano, ma non si bestemmia mai. Mai. Bene. Quindi Bairami, tu non bestemmiare. Beh, l'ha detto la Gazzetta. Vatti a fare due Ave Maria e quattro. C'è il titolo di Calcio Napoli 24 postato da Claudio Russo. Napoli su Bairami, Gazzetta 2 punti. È nei piani del club per il dopo Insigne. L'Empoli ha già fissato un prezzo per cederlo. L'ha scritto Claudio Russo. Era nella pagina delle barzellette, tant'è vero che ha citato la Gazzetta. Secondo me Russo non tiene 30 anni. Noto giornale satirico che ha preso in Italia il sopravvento. Perché dobbiamo non è il Satiricon di Petronio. Non è il Satiricon di Petronio. Non è il Satiricon. Un saluto ai colleghi, no, Urbano Cairo. Aveva 50 anni. Che ce ne facciamo? È stato un grande, ma basta. Ma mia. Vabbè. Vabbè Carlo, ma se paga perché in avanti con gli acchi e pagano due. Claudio, tu non c'hai 30 anni, tu ce ne hai sicuramente 35. Infatti faremo presente a Salvio Passante, editore di Calcio Napoli 24, di decurtare evidentemente lo stipendio di Claudio Russo. Detto questo, grazie Claudio, grazie Carlo, siete stati fantastici. Un abbraccio ad entrambi. Grazie a voi. Grazie. Tarallo da Giallavanzogna. Da Giallavanzogna, benissimo. Questo è il pensiero col quale ci dobbiamo salutare. Alessandro Montano, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta anche oggi. L'abbiamo portata a casa. Molto bene. Allora, Chiariello. Ho faticato il ragazzo. Ho perso 2 chili. Vabbè, Umberto, che vuoi? Ciao. 2 chili. È la crema alla nocciola che ti metti in gamba. No, non è alla nocciola, è alla mandorla. E che buona nocciola. Va bene, ciao Umberto, a domani. Ciao. A domani. Grazie ad Umberto Chiariello, grazie a Giovanni Annunziata, grazie ad Alessandro Montano. Punto Nuovo Sport Show torna domani puntuale alle 13, parole e microfono che passano a Lucio Belmonte. Ovviamente restate sintonizzati su Radio Punto Nuovo. Ciao a tutti.